Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 1° novembre, ricordiamo tutti i santi. Ascoltiamo. Festeggiare a tutti i santi è guardare a coloro che già posseggono l'eredità della gloria eterna. Quelli che hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del Padre vivificasse ogni istante della loro vita. I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come modelli, perché peccatori come ognuno di noi, tutti hanno accettato di lasciarsi incontrare da Gesù in ogni vicenda della loro vita. Scrive Papa Francesco nella sua esortazione dedicata alla santità, «Gaudete et exultate». La santità è il volto più bello della Chiesa. Ma anche fuori dalla Chiesa cattolica e in ambiti molto differenti, lo Spirito suscita segni della sua presenza che aiutano gli stessi discepoli di Cristo. Il Signore ci presenta dei segni di santità attraverso i più umili membri di quel popolo che partecipa pure dell'ufficio profetico di Cristo col diffondere dovunque la viva testimonianza di Lui, soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità. E tra di loro può esserci la nostra stessa madre, una nonna o altre persone vicine. Forse la loro vita non è stata sempre perfetta, però anche in mezzo a imperfezioni e cadute hanno continuato ad andare avanti e sono piaciute al Signore. La santità, meta spirituale a cui tutti i battezzati sono protesi, si raggiunge seguendo la via delle beatitudini evangeliche, che la liturgia ci indica nell'odierna solennità. È la stessa via tracciata da Gesù e che i santi e le sante si sono sforzati di percorrere, pur consapevoli dei loro limiti umani. Nella loro esistenza terrena, infatti, sono stati poveri in spirito, addolorati per i peccati, miti, affamati e assetati di giustizia, misericordiosi, puri di cuore, operatori di pace, perseguitati per la giustizia. E Dio ha partecipato loro la sua stessa felicità. L'hanno pregustata in questo mondo e nell'aldilà la godono in pienezza. Sono ora consolati, eredi della terra, saziati, perdonati, vedono Dio di cui sono figli. In una parola, di essi è il regno dei cieli. In questo giorno sentiamo ravvivarsi in noi l'attrazione verso il cielo, che ci spinge ad affrettare il passo del nostro pellegrinaggio terreno. Sentiamo accendersi nei nostri cuori il desiderio di unirci per sempre alla famiglia dei santi, di cui già ora abbiamo la grazia di far parte. La festa di oggi è particolare, io approfitto per fare gli auguri a tutti voi e a tutti voi che vi siete appassionati a questo cammino che stiamo facendo ogni giorno ricordando queste figure di santità. Auguri soprattutto alle persone che hanno dei santi meno conosciuti e magari ecco, non sanno neanche loro la storia del proprio santo e non si sa neanche quando si festeggia. Oggi è la giornata veramente della bellezza che si è potuta anche sperimentare su questa terra. Ricordiamo che tutti i santi sono in comunione anche con noi. Siamo una grande famiglia, anche noi che siamo in cammino verso la bellezza eterna che ci aspetta. Quindi sentiamoci veramente uniti, oggi più che mai, in una grande festa, sempre per cantare gloria a Dio. Tutti i santi, pregate per noi.